Amici sportivi, tifosi dell'Acragas, buonasera a tutti e benvenuti a Osservatorio Acragas. È la quarta puntata, vi presento subito gli ospiti. Sono qui in studio con me il nuovo speaker dell'Acragas. Per lui è un ritorno all'Acragas, Maurizio Capraro. Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao Davide, buonasera. Accanto a Maurizio Capraro, Paolo Vella, responsabile store dell'Acragas. Anche per lui è un ritorno in casa Acragas. Ciao Paolo, benvenuto. Buonasera a tutti. E poi il caro collega giornalista, direttore di scrivolibero.it, Francesco Cristian Schembri. Ciao, buonasera. Benvenuto. Per Forza Acragas, Gaetano Di Caro. Ciao Gaetano, benvenuto. Ciao Davide, buonasera a tutti. Il direttore di infoagrigento.it, Mauro Indelicato. Buonasera a tutti. Ciao Mauro, e benvenuto anche a te. Poi il super tifoso, il saggio, Nino Volpe. Buonasera, ciao, grazie. Ciao, benvenuto, di presente a Siracusa. Parleremo con te anche di Siracusa Acragas. E poi un altro tifoso dell'Acragas, ex giocatore del Grotte e non solo, un caro amico. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Giovanni Costanza. Ciao Giovanni e benvenuto. E allora, prima di parlare di calcio giocato, do veramente il benvenuto ufficiale a due grandi amici dell'Acragas, Maurizio Capraro e Paolo Vella. Per loro un ritorno importante in casa biancoazzurra. E allora comincio con Maurizio Capraro. Per te, che sapore ha questo ritorno in casa Acragas? Ritorni a fare lo speaker per le gare interne. Il sapore è sempre bello, Davide, quando tu sei un super tifoso dell'Acragas. Quando si parla di Acragas, tu lo sai, chi mi conosce lo sa, l'ho fatto da una vita. Poi quest'anno c'è stata una piccola parentesi che con la società in un primo momento si era arrivata a questa decisione, poi abbiamo chiarito, e quindi mettiamo una pietra sopra tutto. Non mi va di parlare del passato, io sono tifoso e voglio solo parlare dell'Acragas. Quindi da domenica spero, prima di tutto, di portare fortuna all'Acragas con la mia voce, di trasmettere le emozioni che voi sapete riesco a fare. Però questo è un campionato durissimo e quindi ci dovremo superare tutti e mi dovrò superare io. Mi auguro veramente solo di riuscire a sfatare questo tabù esseneto e in primis di portare fortuna. È doveroso salutare chi ti ha preceduto in queste settimane all'esteneto, il grande Marco Catalano, che salutiamo affettuosamente, Maurizio. Ci mancherebbe altro. Tra l'altro con Marco mi lega un'amicizia da una vita, ci siamo sempre rispettati, ci siamo sentiti l'altro giorno, poi ha speso anche lui parole di elogio su Facebook con me, quindi un grande saluto e un affetto di stima a Marco. La novità delle ultime ore è il ritorno anche di Paolo Vella come responsabile store dell'Acragas. Ha ricoperto questa carica per tantissimi anni. Anche a te Paolo, che sapore ha per te questo ritorno in casa biancoazzurra? Come detto, responsabile store dell'Acragas. Un buon sapore comunque, perché dietro c'è chi ha visto il nostro operato, abbiamo speso tantissimi sacrifici. E come oggi in un bel comunicato di Federica Barbadoro, che ringrazio, dicendo l'Acragas, lo store Acragas torna a casa. È bello aver visto tutti quei commenti che ci sono stati su Facebook, e a dir vero non mi meravigliano tantissimo, perché comunque abbiamo fatto un buon lavoro, siamo stati sempre puliti, precisi e minuziosi a portare avanti lo store, sia dalla nascita sia al suo evolversi. Ringrazio tutti per l'affetto e non mi meraviglio, non voglio che siano incomprese queste parole, ma non mi meraviglio per le belle parole, perché chi semina bene penso che sia naturale ricevere quello che si è letto fino ad oggi su tutti i social network. Qualche anticipazione, Paolo, come sarà gestito lo store dell'Acragas? A questo ci stiamo pensando. Che già sei al lavoro per tante iniziative che ne parleremo durante la trasmissione. Siamo al lavoro già da ieri notte praticamente, perché abbiamo chiuso gli accordi con la società proprio ieri tardissimo. Intanto Paolo, ti interrompo, stiamo pomeriggio. Vedendo le immagini del vecchio store dell'Acragas. Anno questo, Paolo? Qua siamo anno 2013. Sono venuti a trovarci allo store, credo, in via Calle Cratide, 500-600 bambini da tutta Agrigento. Li abbiamo accolti, abbiamo dato loro gadget. Comunque, sì. Su questo non saprò giocare a calcio, però so giocare bene con la pubblicità e con il marketing, di quello me ne posso vantare. Ecco, stavi dicendo poco fa delle prime iniziative, qualche anticipazione per Osservatorio Acragas, come sarà gestito lo store, il nuovo store dell'Acragas. Siamo in Lega Pro, dunque massima professionalità, quello, che ti contraddistingue tra l'altro. Quello sì, il nuovo store sarà inizialmente gestito presso il nostro negozio che è in via Calle Cratide, che tutti conoscono.
I progetti ci sono di portarlo avanti e di ingrandirlo, ma non mi sento di dirlo perché per mia abitudine dico io prima Bene. Voglio avere il prodotto in casa e dopo dire domani faremo questa cosa pure all'aeroporto di Punta Raisi, però partiremo da via Callicratide, dove lo store è nato, dove lo store ha avuto la sua crescita e i suoi successi. Voglio fermarmi là, non voglio spendermi in chiacchiere che magari poi non posso mantenere perché non sarà facile rilanciare per me questo prodotto. Ce la metterò tutta, comunque vadano le cose, vorrò poter dire con orgoglio io ce l'ho messa tutta. Quindi ad oggi dico via Callicratide, lo store è già aperto e vi aspetto numerosi per qualsiasi vostra esigenza. Benissimo, vorrei sentire il tifoso Nino Volpe su queste due importanti novità in casa Acragas, i ritorni di Maurizio Capraro, speaker ufficiale dell'Acragas, e di Paolo Vella, responsabile dello store dell'Acragas. Un tifoso, come ha incassato queste due notizie così belle, così importanti? È un ritorno graditissimo e io spero che questo sia il ritorno alla felicità che abbiamo vissuto gli anni passati con Maurizio che gridava, urlava i gol dei nostri beniamini e con lo store fornitissimo e capace di interessare non solo con le magliette e i prodotti ma anche con iniziative facendo intervenire i bambini, perché un bambino che interviene viene appresso il papà. Parole sagge le tue. Allora parliamo di calcio giocato. L'Acragas domenica scorsa ha perso a Siracusa per 4-2, giocando un buon calcio soltanto nella prima parte del primo tempo. Pensate, Acragas in vantaggio 2-0, ha rischiato tra virgolette di segnare anche il terzo e il quarto gol, poi ha subito il gol dell'1-2 e l'Acragas si è spenta. Il Siracusa poi ha avuto vita facile per portare a casa l'intera posta in palio. Vediamo i risultati e poi il commento in studio con i nostri ospiti. Allora, Casertana Juve Stabia 1-1 è la giornata numero 13, Catania Catanzaro 3-1, Lecce Cosenza 1-1, Matera Fondi 0-0, Melfi batte Regina 3-0, Messina Fidelisandria 1-1, Monopoli Vibonese 0-2, Paganese Foggia 1-1, come detto Siracusa Acragas 4-2 per l'Acragas, hanno segnato Gomez, quarto gol in campionato e il primo gol del giovane argentino Cocis. Poi il Siracusa ha vinto la partita. Taranto Virtus Francavilla, il posticipo della lunedì sera è terminato 2-3. Questi dunque i risultati. Il primo commento in studio con Francesco Cristian Schembri: l'Acragas non ce l'ha fatta a battere il Siracusa, un Acragas che ha giocato un grande calcio per 20 minuti, poi si è spenta la luce. Francesco. Sicuramente questo è un sintomo di quello che più volte abbiamo evidenziato anche con Mister Di Napoli, cioè la inesperienza di una squadra che ha saputo tenere e fare un buon calcio per mezz'ora. Poi sicuramente chi era in campo forse ingenuamente ha creduto di poter portare a casa i tre punti e quindi da lì la squadra forse si è un po' scollata, è riuscita diciamo a portare un buon calcio per la prima frazione di gioco, portando due gol, lo dicevi anche tu, sfiorando il terzo e il quarto gol, e poi da lì un po' la squadra diciamo ha perso quella che era la verve iniziale. Questo comunque non deve cancellare quella buona frazione di gioco. Mister Di Napoli so che sta lavorando molto sul concetto di gruppo, che è quello appunto sul quale tutti noi ci possiamo contare, sperare per un proseguo di campionato che sia poi migliore per l'Acragas. Mauro Indelicato, direttore di InfoAgrigento.it. Come detto, l'Acragas è passata dal paradiso all'inferno in pochi istanti. 2-2 il primo tempo, poi nella ripresa il Siracusa ha dominato. Sì, diciamo che è stata una partita, sono state due partite in una, nel senso che in un primo momento l'Acragas sembrava davvero poter anche chiudere, perché Cocis è andato vicinissimo al 3-0. Forse era la sberla che serviva al gruppo, perché un po' tutto il gruppo adesso ha più contezza dei propri limiti, cioè nel senso c'è l'inesperienza, lo sappiamo, c'è un'età molto giovane della Rosa e quindi possibilmente non vedere come sia facile perdere Lega Pro non appena ti deconcentri forse darà un po' più di cattiveria agonistica ai nostri già dalla prossima partita, almeno è l'auspicio. Sentiamo Gaetano Di Caro per Forza Acragas. Gaetano, cosa salvare da questa trasferta di Siracusa? Forse salvare solamente i primi 35-40 minuti,
Purtroppo le gare durano 90 minuti, non dura solamente un tempo. I primi 40 minuti, quindi prima che subissimo il gol dell'1-2, penso che l'Agras abbia giocato una gara perfetta. Perché passare, hai detto bene, una gara perfetta. Perfetta, passare in vantaggio, un doppio vantaggio, 2-0, rischiare di fare anche il terzo gol con Gocis e poi tutto un tratto nel giro di 3 minuti trovarti sul 2-2 è difficile. Diciamo c'è stato forse un calo di concentrazione, magari la squadra aveva pensato che la gara era già, diciamo, chiusa, ma quando davanti hai gente come Baiocco, Catania, Valenti, Turati, non te lo puoi assolutamente permettere. Non ti puoi permettere di abbassare la guardia. Torno da Maurizio Capararo, che era presente domenica insieme a me a seguire la partita Siracusa-Acragas. Maurizio, che idea ti sei fatto di questa partita? Un Acragas dai due volti, come detto, perfetta nei primi 30 minuti. Poi, cosa è successo nella mente e soprattutto nelle gambe dei giocatori? Ma più che dire, forse Davide, un Acragas dai due volti, direi sì. Un Acragas che era partita veramente bene, smaliziata, e nei primi 40 minuti, come dice l'amico Di Caro, poi si è dimostrata nel secondo tempo un Acragas che è venuta fuori l'esperienza del Siracusa, cioè questa è una Acragas giovane, è inutile che stiamo qui a nasconderci, Davide, sì. Non lo scopro io, non lo scoprite voi, lo sappiamo tutti, per nulla è la squadra più giovane del campionato, e quindi queste cose però purtroppo in una categoria, in un campionato secondo me il più equilibrato tranne le prime 3-4 squadre degli ultimi 10 anni della Lega Pro, queste cose si pagano care, perché quando tu hai una squadra fatta di tantissimi talenti, perché per me nell'Agras ci sono giovani molto interessanti, molti talenti, però forse manca qualche cosina a livello di esperienza, non sono io a dirlo, ci sono i tecnici che sono più preparati di me, ma sanno qual è il problema dell'Agras, quindi direi che secondo me abbiamo pagato, a prescindere dagli episodi, perché prima si parlava a quel studio, se Cocis faceva il 3-0, certo, con i ma lo sappiamo tutti, che nel calcio non si va, facciamo quegli errori perché abbiamo forse qualcuno che deve ancora crescere, deve maturare. Tra le cose positive, per la verità poche, gli attaccanti che sono tornati a segnare con continuità, Gomez e Cocis, primo gol di Cocis per... Ma tra l'altro il primo gol è stato, guarda, l'Argentino. Io ero in tribuna, è stato veramente di pregevole fattura, perché con 3 tocchi siamo arrivati in porta, tutta la tribuna di Siracusa, dove io ho speso parole su Facebook di elogio, un pubblico veramente corretto, ha applaudito quell'azione, perché veramente eravamo partiti alla grande, poi purtroppo... ci siamo sciolti, quindi una lacuna che secondo me all'Acragas, Davide, quando va sotto non recupera più la partita. Nino Volpe, anche Nino Volpe, il tifoso dell'Acragas, era presente in tribuna a seguire, presente insieme a Basilio Borga, a seguire Siracusa-Acragas. Anche tu sei passato, sì, io... dalla gioia incontenibile alla delusione a me tremenda. È rimasto un fotogramma, prego, della partita, dove si sintetizza un poco tutto quello che hanno detto i signori che mi hanno preceduto, e cioè quando Cocis sul 2-0 scappa viene inseguito da 4 avversari, ma chi arriva veramente quasi a prenderlo è Baiocco, che lo tocca, lo disorienta, tanto quanto e basta Cocis sbaglia per fargli il gol. Perdere quell'istante. Bravo. Il portiere gli arriva troppo sotto e il tiro diventa difficile. Ora questo secondo me è proprio un quadro che sta... Il fotogramma della partita? Il fotogramma della partita, cioè l'inesperienza contro la fubrizia. I 40 anni di Baiocco, il migliore in però campo, io vorrei, a mio giudizio. Per me il migliore in campo è Catania, che sì, è un calciatore, ha fatto reparto da solo, di grandissimo livello. Assolutamente è l'unico, sì, che rimpiango. Però io vorrei essere un poco più cattivello rispetto ai... I tifosi hanno questa... Sì, sì. Cioè io ho l'impressione che la squadra, accanto all'inesperienza che porta anche un deficit, sì, di personalità, quando l'avversario aumenta il ritmo, sì, e l'intensità e la cattiveria, la nostra squadra non ce la fa più. Il che è successo anche in altre partite. È un aspetto e che allora, bisogna migliorare. Chiaramente il mister queste cose le sa. Assolutamente, e cerca, sì, di sistemarle. Il direttore Tirri saprà come fare. Io un piccolo ritocco ora, subito, uno svingolato l'avrei voluto.
E poi irrobustire la squadra con i nominativi che si ritiene più opportuno. Vedremo se la dirigenza capterà il tuo messaggio. Perché io all'Acragas ci voglio bene. Dico, tutti vogliamo bene all'Acragas. Ma dico che da qui all'apertura delle liste di riparazione ci sono 8 partite. Come ci arriveremo? Punto di domanda. Io spero che Maurizio domenica urli i gol. Ce l'auguriamo tutti. Ci auguriamo dal tutti profondo del cuore. Vorrei sentire Giovanni Costanza, amico di Osservatorio Acragas, ex giocatore negli anni 70-80 del Grotte, tifosissimo dell'Acragas. Domenica ti voglio vedere allo stadio intanto. Domenica saremo allo stadio assieme a tante altre persone che... Allora, questa Acragas così giovane, 13 punti in classifica. Faccio i complimenti per la presenza di persone qualificate che incoraggiano la dirigenza e la squadra intera. Ma nel contesto della provincia, noi dobbiamo sempre concepire l'Acragas come punto di riferimento di squadra cardine, squadra da paragonare all'Inter, alla Juventus, al Milan, nel senso che tutte le società minori, quando devono toccare il tasto dell'Acragas, devono avere in mente di riferirsi a una società professionistica che in tutti gli effetti sta affrontando tantissime difficoltà per fare contento un pubblico che a volte va in escandescenza, ma credetemi, i sacrifici, gli sforzi che portano avanti sia Tilli sia il signor Silvio Alesse sono da considerare veramente apprezzabili. Perché io penso che non c'è società che non attraversa periodi di crisi, periodi di difficoltà, ma ci deve essere un ritorno alla grande, anche perché dobbiamo noi sapere che l'Acragas è un patrimonio che non appartiene solo ed esclusivamente ai dirigenti, ma all'intera città e all'intera provincia. Anzi, colgo l'occasione per favorire l'ingresso di giovani, di persone per venire ad assistere alla partita. Se è possibile che la società, contattando i presidenti delle varie società, dalla terza categoria fino all'eccellenza, un premio partita di invitare 3 ragazze della scuola calcio di ogni società a venire allo stadio per assistere agli incontri di calcio di questi professionisti e capire come si vive il calcio, come in realtà la società porta avanti questo campionato, perché il secondo anno di Serie C, credetemi, non è così facile anche alla dirigenza supportare tante difficoltà e tecniche e anche finanziarie. Paolo Vella, interessante questa iniziativa di Giovanni Costanza, dell'amico Giovanni Costanza, di portare tanti giovani allo stadio. Le iniziative sono tantissime, Davide, però dico, io per quanto riguarda iniziative di marketing e strategie di marketing, momentaneamente non voglio mettere pecco perché comunque c'è un ufficio marketing, c'è un responsabile marketing. Io voglio occuparmi e farlo bene per quanto concerne lo Story Acragas. Credo che questo messaggio debba essere colto dai signori che stanno facendo marketing all'interno della società e coinvolgere, come dice bene, perché l'Acragas non è di Agrigento, l'Acragas è della provincia di Agrigento. Assolutamente sì. Vediamo la classifica del campionato di Lega Pro dopo 13 giornate. In testa c'è sempre la Juve Stabia con 29 punti. Poi a quota 26 Matera, Lecce e Foggia, 3 super squadre. A quota 20 staccato il Cosenza, poi 19 punti per il Monopoli, 18 punti per il Francavilla in zona playoff. A quota 17 Fondi e Casertana, poi salgono Catania, Andria a quota 15, Paganese, Siracusa 14, poi la nostra Acragas, Messina, Vibonese 13 punti, Melfi penultimo con 10 punti, ultimo il Catanzaro a quota 9. Maurizio Capraro, questa classifica dell'Acragas ti preoccupa? Mi rattrista più che altro. Ti rattrista? Non, sì. Non che mi preoccupa, mi rattrista vedere la nostra squadra lì in quella classifica, perché Davide, ripeto, è un campionato difficilissimo, quindi quando tu sprofondi non è poi facile risalire la china, però questo è un campionato dove ha dimostrato, vedi il Francavilla che nelle ultime giornate ha inanellato una serie di risultati utili, come è balzato su, come avevamo fatto noi all'inizio, facendo risultati importanti. Il problema è che ci stanno mancando le vittorie e quindi siamo sprofondati giù, però se andate a vedere la classifica
dai 19 del Monopoli, io metto anche il Monopoli, Davide, perché per me il Monopoli è una squadra dove assieme a noi se la può giocare. Io squadra normalissima. Tolgo solo il Cosenza, il Matera, il Lecce, Foggia e l'Università. Poi tutte, ripeto, possiamo perdere e vincere con tutte, compreso dal Catanzaro al Monopoli. Per me siamo un blocco dove ce la giochiamo tutte tra di noi. È difficile, quindi qua si vive punto a punto durante le domeniche. Il collega Schembri, sulla classifica attuale della Lega Pro, la Juve Stabia continua la sua marcia in testa al campionato. Beh, Akragas che non vince, pensate, dalla trasferta di Catania, se non ricordo male. Sì, trasferta di Catania. Due vittorie consecutive in casa contro il Francavilla, vittoria a Catania, gol di Zanini e poi pareggi e sconfitte. Tra l'altro, purtroppo, tra le prestazioni più belle che ricordo dell'Akragas sono quelle appunto con chi per ora comanda la classifica, Lecce, Foggia, comunque ha mostrato un buon calcio l'Akragas. Sì. Testimonianza del fatto che comunque la squadra c'è ed è viva. La classifica purtroppo non dà giustizia comunque a un gioco che l'Akragas ha espresso con tante difficoltà. La cosa che mi rincuora però è vedere una classifica abbastanza corta, cioè vedo che ci sono molte squadre che sono tutte lì per lì lasciando perdere quella che è la testa di serie, diciamo, a doversi contendere un buon risultato, diciamo, che può consentire di andare nei play-out e nei play-off, quindi molto altalenante come classifica. Bastano due vittorie ad esempio per poter proiettare l'Akragas in zona play-off, scusami. Quindi diciamo non preoccupa più di tanto, l'importante è dover dimostrare un gioco che comunque ad oggi c'è, ma che ancora sembra essere inespresso. Mauro Indelicato, media punti per l'Akragas non proprio eccellente, un punto a partita per la formazione bianco-azzurra. Questa classifica è frutto dei tanti pareggi, soprattutto casalinghi. Sì. 7 pareggi in campionato, 6 in casa. In casa, sì, è chiaro che diceva bene poco fa Maurizio Capraro, questa classifica rattrista, però non preoccupa più tanto perché come dire, è molto molto corta, quindi, ed è un campionato equilibrato. Chiaro che nelle prime giornate la sindrome della parigide poteva anche starci, perché comunque muoveva la classifica. Oggi invece, quando diciamo bussa dicembre, è chiaro che il tifoso in primo luogo vuole la vittoria, però bisogna guardare anche un po' la storia dello scorso anno. Lo scorso anno nel girone di andata addirittura si perdeva sempre in casa, poi sono bastate delle serie utili nel girone di ritorno per addirittura arrivare nella parte sinistra della classifica, perché ricordiamoci che senza i punti di penalizzazione non eravamo ottavi l'anno scorso, quindi la classifica è ancora molto stretta, ancora corta, quindi magari, come ho detto prima, i 4 gol presi a Siracusa sono troppi e quindi dà una scossa in più all'ambiente, al gruppo, per avere orgoglio e quindi ricominciare a inanellare una serie utile importante, perché è chiaro che, ripeto, la classifica non preoccupa, però bisogna iniziare adesso a tornare a riempire la casellina delle vittorie, perché comunque il giro di boa non è così lontano. Di Caro, sulla classifica, per quanto riguarda la bassa classifica, è lotta apertissima, Gaetano, tante squadre in lotta per salvare la categoria. Ma come ho sempre detto, il girone C è quello più equilibrato di tutti, come diceva appunto ora poco fa Maurizio, Francavilla, ma anche se vediamo il Catania, 3 giornate fa magari non l'è sotto, fai 2 vittorie, tu ti trovi in zona playoff, fai 2 sconfitte, ti trovi nei play-out. Sì. Questo perché appunto tutte le squadre, tranne quelle big che stanno lì sopra, che poi comunque abbiamo visto che non ci sono squadre alla fine, Materasso, quindi anche le stesse big possono avere delle difficoltà a incontrarle, a affrontare delle squadre che si debbono salvare. Purtroppo c'è rammarico per quelle 2-3 partite che abbiamo pareggiato in casa, però nel calcio non contano, se la classifica è questa vuol dire che si ci deve rimboccare le maniche e iniziare a fare punti già a partire da domenica. Tra poco ne parleremo di Akragas Messina. Maurizio Capraro, parlando della squadra bianco-azzurra, tanti giovani come detto in prima squadra, qual è il giocatore che ti ha convinto maggiormente, ti piace di più rispetto magari a un altro bianco-azzurro?
Parliamo degli under o dei senior? Generico. Cominciamo dagli under per parlare poi anche dei grandi. Mi sta impressionando nelle ultime giornate Sepe. A me è un ragazzo che mi sta piacendo. Le prime giornate era tenuto fuori dal tecnico, aveva i suoi buoni motivi, anche perché il Russo stava andando bene. Dall'infortunio di Russo questo ragazzo è entrato in squadra, secondo me è un giovane molto interessante. Domenica l'ho visto in fase difensiva e attento, proporsi a sganciarsi subito in occasione del primo gol, ha un buon sinistro, hai visto il traversone del primo gol. Come under mi sta impressionando lui. Come senior naturalmente c'è la conferma di Daniele Marino, il nostro capitano che cresce sempre più partita dopo partita. È una squadra giovane, Davide. Io domenica parlavo con Antonello Laneri e ci siamo visti dopo la partita e mi ha detto queste parole che voglio portare dietro. Sì. L'Agragas ha buoni under, forse pure meglio di noi e meglio di altre squadre. Forse va rivista qualcosa nei senior. Queste sono state le parole di Laneri, che portiamo dietro, ma diciamocelo chiaro, sono anche un po' il quadro di questa Agragas che se fatica un po' è perché manca, come ne abbiamo parlato tutti, un po' di esperienza. Speriamo bene, cerchiamo di essere fiduciosi. Paolo ha seguito alcune partite dell'Agragas sia all'Esteneto ma anche su Sportube. Che idea ti sei fatto di questa squadra, Paolo Vella? Io so che sei un grande estimatore dell'allenatore Lello di Napoli. Sì, a me ha fatto. Io ancora non conosco personalmente l'allenatore, però per mia, una cosa proprio mia, personale, so mettere a fuoco subito le persone, se sono buone o se sono cattive. A me l'allenatore ha fatto una buonissima impressione. È un tecnico che sta lavorando tanto, si impegna, ed è un tecnico che comunque sicuramente non avrà l'abitudine di lavorare, come qua stanno dicendo un po' tutti, con una squadra molto giovane e molto inesperiente, perché ho visto la squadra. Nulla da dire a questi ragazzi, non mi sento di criticarla perché ho visto 2-3 partite anche in casa e questi proprio buttano, scusate il termine, buttano il sangue, ma sono questi, non mi sento di criticarle, cioè non è gente che sta ferma, che è confusa, è là che corre come matti, con altre società e con un campionato comunque al di sopra, forse anche delle loro aspettative. Questo è il quadro che mi sono fatto io. Cioè non stiamo giocando qua in un campionato di eccellenza o di Serie D, dove magari questi ragazzi avrebbero una luce diversa. Qua stiamo giocando in un campionato dove il 90% sono tutti professionisti e il 90% scendono da squadre, 41 anni pure di Baiocco, ma scendono da squadre molto, molto significative, che siano Serie B, Serie A. Noi non ce li abbiamo questi elementi. Sono giovani che stanno dando il sangue, ma sono questa è la squadra. Vorrei sentire di nuovo Nino Volpe e poi Giovanni Costanza, due tifosissimi dell'Agragas. Rivediamo, Giacomo Fattori, gli allenamenti dell'Agragas. Agragas che si allena allo stadio di Fontenelle perché l'Esteneto è interessato ai lavori di Risemina. Agragas che sta preparando la super sfida contro il Messina. Nino Volpe, mentre stiamo vedendo le immagini dell'Agragas a Fontenelle, si parlava dei giovani dell'Agragas. So che tu sei, tra virgolette, sportivamente parlando, innamorato di molti giovani agragantini. Ecco, chi è il tuo pupillo, il tuo favorito in casa bianco-azzurra? Chi ti piace maggiormente? Io punterei ad occhi chiusi su Carrillo, il difensore, stopper, che ultimamente sta giocando poco. Sta giocando poco, ma ci ha avuto un calo fisico. Ci sa che ci siano delle pause durante l'anno. Anche Zanini ha fatto vedere, quantomeno di sapere inquadrare la porta, sì, che comunque è una cosa importantissima. Sepe che ha fatto una grandissima, tra i migliori a Siracusa, una grandissima figura, sì. Reparto, Nino, l'Agragas deve essere, secondo te, secondo un tifoso, rafforzata nel mercato di riparazione? Ci vorrebbe, secondo me, torno a dire... La tua lista della spesa, ecco. Ci vorrebbe, secondo me, da tifoso, chiaramente, certo, stiamo ovviamente senza darmi arie, scherzando, tra virgolette. Ci vorrebbe un play alto, organizzatore di gioco dietro, a centrocampo in alto, perché il Pezzella non può interrompere e organizzare la manovra partendo dal basso. Abbiamo visto che diventa impossibile e allora o la palla si perde durante il fraseggio a centrocampo oppure c'è il lancio lungo che, voi mi insegnate, sempre al 90% preda dei difensori.
Infatti Gomez secondo me ha pure dei grandissimi numeri. Si è sbloccato numeri. Il centravanti ora che, Campano. Non so come ha fatto il mister, riesce a farlo giocare in profondità guardando la porta, sta rendendo maggiormente. Assolutamente sì. Perché spalla alla porta, pressato e senza nessuno sbocco. Nino, che voto dai alla prestazione dell'Akragas a Siracusa? Devo essere cattivo, ma d'altro canto i numeri allora, parlano. Voto per i primi 30 minuti? Per i primi 30 minuti è 10 da 7 abbondante, da 8, perché voglio tornare al passaggio, l'azione, il passaggio di Sepe. E i commentatori in Serie A, quando vedono fare questi passaggi che tagliano fuori tutta la difesa, il portiere, e dall'altra parte arriva l'attaccante che mette in rete, parlano di grandi azioni. Anche il Cocis, o Cocis, non so esattamente come si dice. C'è chi lo chiama anche Cocis. Ecco, dà l'idea di poter essere anche un crack, perché è stato incontenibile. Ha spaccato la difesa. La prima mezz'ora è stato Sentiamo Giovanni Costanza. Giovanni, l'Akragas di quest'anno, una scelta ben precisa, investire sui giovani, programmare il futuro. Quest'anno cercare di raggiungere la salvezza anche all'ultima giornata, l'ha più volte detto la dirigenza bianco-azzurra, per programmare il futuro. Cosa ne pensi? È giusta l'idea, l'obiettivo della società bianco-azzurra? Cioè parlare oggi di poter inserire dei giovani in un momento particolare, difficile, è un po' rischioso, sì, perché il giovane, si sa, è galvanizzato all'esordio in partita, però non può dare una continuità come ragazzi o giovani provenienti da categorie superiori. Quindi io direi di attenzionare sì il vivaio con una certa cautela, con l'occhio particolare di tirare fuori due o tre elementi, però al momento in cui si trova la squadra non si può dire diamo la possibilità a più giovani di poter fare un esordio in Serie C, perché è rischioso, sì, e quindi potrebbe anche essere di rottura a uno spogliatoio che è già compatto, con una formazione tipo, con uno stile, con un metodo e con una tattica ben precisa. Quindi come ha detto qua il signore Nino Volta, che ha messo in risalto l'esame di riparazione, su questo io andrei cauto se prima in queste partite che noi abbiamo qua proprio al Seneto vengono fuori dei risultati che possa incoraggiare anche la dirigenza a muoversi, perché credete, se non ci sono i risultati che possa incoraggiare anche la dirigenza di andare a capitare calciatori di categorie superiori, sfido chiunque che non viene facile essere animati dalla volontà di rafforzare la squadra. Torno da Schembri, sempre per parlare del momento dell'Akragas, parlare della squadra bianco-azzurra. Cristian, l'Akragas secondo te in cosa deve essere rafforzata, in quale reparto? Una domanda che ho già fatto agli altri ospiti presenti. Beh, dal tuo punto di vista. Sicuramente diciamo che l'infortunio di Scrugli non ha certo favorito questo percorso dell'Akragas, lo abbiamo crescita. Visto anche nelle ultime partite, quindi sicuramente un sostituto di Scrugli, secondo me la società deve comunque intervenire sul mercato. Inizialmente vedevo Di Napoli anche giocare molto sulle fasce, con Zalandria soprattutto agevolato ovviamente dal gioco anche di Scrugli, quindi un degno sostituto di Scrugli, date le condizioni ovviamente che non sono delle migliori, dovrebbe secondo me essere quello principalmente. Un esterno alto di centrocampo, esatto, che possa anche fare il ruolo di terzino, è un po' questo quello che manca, sì, che manca alla formazione bianco-azzurra. Poi per il resto, diciamo stanno che convincendo dato... questi giovani bianco-azzurri? A me piace molto Pezzella, contrariamente, forse è sbagliato come ruolo, però Pezzella lo vedo... È un senior, sì, però a me piace molto lui perché ha un ruolo interditivo, è un gioco fondamentale, sì, all'interno del collettivo. E quindi diciamo che lui, come senior ovviamente, è uno dei giocatori che mi piace tantissimo. Fra gli under invece Cocis mi entusiasma, anche se vedo che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, questo infatti...
se non erro non ha mai giocato 90 minuti, è sempre contro il Siracusa, è stata la sua prima partita, che è esordito dal primo minuto, però... No, ha giocato anche a Matera. A Matera anche dal primo minuto, sì, però non ha avuto la continuità, diciamo, di giocare 90 minuti. Siracusa è stato veramente devastante per la difesa del Siracusa. Allora, adesso entriamo, proiettiamoci nella prossima sfida dell'Acragas, domenica alle Seneto, ore 14:30, la super sfida, il derby contro il Messina, una partita da vincere ad ogni costo per i bianco-azzurri, per scacciare via la crisi dei risultati e rilanciarsi in classifica. Vediamo il quadro completo del prossimo turno, eccolo che arriva. Come detto, su tutte spicca la partitissima Acragas Messina, all'Esseneto di Agrigento, poi Casertana Siracusa, Cosenza Monopoli, Fidelisandria Matera, Foggia Catanzaro, Fondi Paganese, la capolista Juve Stabia sfida il Lecce, un'altra squadra favorita per il salto di categoria, poi Regina Taranto sfida salvezza, Vibonese Melfi sfida salvezza, Virtus Francavilla Catania sfida playoff. Maurizio, prima di parlare di Acragas Messina, un turno fantastico. Sono tutti big match, dai. Mamma mia, sia per l'alta che per la bassa sono classifica. Sono tutti big match. Se vai a vedere queste partite domenica, a parte che ogni settimana ci sono la media dei 4-5 pareggi tutte le domeniche, e per fortuna questo ci ha aiutato tantissimo a mantenere la classifica, a rimanere lì. Ma soprattutto questa settimana ci sono delle partite veramente, veramente particolari. Ci sono molte squadre. Quella che sfugge al pronostico scontato, quale secondo te, Maurizio? Quella impronosticabile, ecco. Ma quella impronosticabile, io non ne vedo una partita in questo campionato impronosticabile. Potremmo dire Juve Stabia Lecce perché parliamo della prima contro la seconda, sì. Ma non è così, perché su Matera Fondi la scorsa settimana credo nessuno avrebbe speso un euro sul Fondi, invece non è così. Sono tutte squadre che stanno dimostrando di giocarsela, ripeto. Questo è un campionato livellatissimo. C'è anche, se vedi, per esempio, Vibonese Melfi, faccio un esempio, che potrebbe sembrare una partita scontata, non lo è affatto, come non lo è Francavilla Catania. Il Catania non si farà per nulla una passeggiata in questa partita. Noi pensiamo a noi, però, Davide. Allora, ecco, pensiamo ad Acragas. Pensiamo a noi, Messina, perché, Maurizio, perché che gara dobbiamo vincere. Non ce n'è dettagli, aspetta. Non ci sono statistiche, non ci sono numeri. Dobbiamo vincere. Domenica dobbiamo vincere, anche perché alla luce di queste partite, se noi domenica vinciamo, secondo me andremo a fare un grandissimo salto in classifica, perché da 13 sbalzi a 16, e secondo me poche squadre domenica faranno punti con questo programma che c'è. Ma che Acragas ti aspetti, Maurizio? Mi aspetto un'Acragas aggressiva, un'Acragas arrabbiata, un'Acragas che vorrà fare risultato a tutti i costi, sì, come sì, detto sì, poco sì, fa. Sì, e convido molto, molto nel pubblico. Io domenica voglio veramente, non l'ho mai fatto, non ho avuto la possibilità, ma domenica voglio veramente che tanta gente dia una mano d'aiuto a questi ragazzi, perché lo abbiamo bisogno. Ed eccolo qui l'invito che ha preparato Paolo Vella, l'invito a sostenere l'Acragas domenica prossima. Eccolo qui, la partitissima Acragas Messina, domenica tutti presenti all'Esseneto a sostegno del gigante, una gara fondamentale per la stagione dell'Acragas che deve rilanciarsi in classifica. Il big match in programma domenica prossima alle ore 14:30, una gara da vincere per la squadra bianco-azzurra. Paolo Vella, allora, come portare più gente possibile all'Esseneto? Non è facile e i risultati non ci stanno aiutando. Io un appello lo voglio fare comunque non a tutte quelle persone che comunque in questi giorni ho visto arrabbiati contro l'Acragas, contro la società, contro tutto quello che sta succedendo. Queste persone a me non mi preoccupano, perché io quando mi arrabbio con qualcuno vuol dire che gli voglio bene. Io l'appello lo voglio fare a quelle persone che non parlano. Vorrei vedere queste persone domenica allo stadio. Perché solitamente è chi non parla che non ha interesse, ma chi si arrabbia proprio e dice anche delle brutte cose è perché è attaccato alla maglia ed è attaccato alla squadra. Io sono sicuro che queste persone puntualmente domenica saranno allo stadio. Christian Schembri, Acragas Messina. Inutile dire che è una gara che l'Acragas non può sbagliare, non può fallire. Servono i 3 punti per ridare fiducia a tutto l'ambiente, ricaricare al massimo la squadra e soprattutto far pace, tra virgolette, con i tifosi un po' delusi, un po' arrabbiati dal momento negativo. Lo dicevamo prima, la vittoria all'Acragas manca dal 25 settembre, dal derby contro il Catania. Si trovano davanti due formazioni che hanno entrambi 13 punti in classifica, quindi hanno voglia di far punti e di scalare ovviamente la classifica per allontanarsi dalle zone basse.
Da parte dell'Agragas ovviamente vi è una prestazione, l'ultima quella contro il Siracusa, che deve dare un riscatto, un orgoglio a tutto il collettivo, proprio perché si deve pensare al futuro della squadra. Dall'altro lato invece vi è un Messina, ho parlato io con anche alcuni colleghi di Messina, dove verranno ad Agrigento molto carichi, quindi sarà una partita davvero bella da vedere sicuramente, ma dal grande livello di tensione, diciamo, molto alto sicuramente, perché comunque non è facile. Una gara con tanti gol oppure risultato in bilico fino alla fine? Credo che non sarà una gara di tanti gol, sinceramente. Credo che sarà invece una gara molto equilibrata, dove due squadre si studieranno soprattutto nei primi minuti di gioco. Poi sicuramente si spera che si possa sbloccare a favore dell'Agragas, ovviamente. Ce l'auguriamo tutti. Mauro Indelicato, anche il pareggio per l'Agragas è un risultato da scartare, mentre potrebbe andare bene al Messina. Certo, è chiaro che per loro prendere un punto all'Essaneto vorrebbe dire confermare uno stato di forma migliore rispetto al mese scorso. Diciamo che per l'Agragas forse questa è la partita giusta nel momento giusto, perché poter riscattarsi in un derby, oltre a un avanzamento in classifica, perché come ha detto giustamente Maurizio ci sono tanti scontri diretti, quindi una vittoria darebbe oltre che fiducia anche buoni punti per la classifica, ma una vittoria in un derby allontanerebbe un po' lo spauracchio delle ultime settimane, e quindi, come dire, questo derby capita in un momento in cui l'Agragas ha bisogno di iniezioni di fiducia. Sono ragazzi giovani, quindi hanno bisogno di vivere queste partite e ovviamente di vincerle. Poi è chiaro che come dire, alla città, non solo al pubblico ma alla città nella sua interezza, bisogna ricordare dove eravamo pochi anni fa. Un derby contro una squadra giallorossa qualche anno fa era contro il Campofranco, con tutto il rispetto per gli amici di Campofranco, assolutamente, perché è una piazza che è un paese che merita altre calcio, categorie, quindi, però è chiaro che passare da una Agragas Campofranco a una Agragas Messina deve un po' far godere questo momento, indipendentemente dai risultati, alla città, perché Agrigento per anni non ha avuto questi derby, quindi bisogna viverli con più calore, con il calore che tra l'altro il primo in casa della stagione. Sì, perché Catania-Siracusa. Sentiamo Gaetano Di Caro, che ha studiato nei numeri e nelle partite il Messina. Cosa bisogna temere di questa squadra allenata da Cristiano Lucarelli? Sì, Lucarelli, che da quando è arrivato, diciamo, il Messina ha fatto molto, molto bene. Viene da quattro risultati utili in fila in campionato, 5 se consideriamo anche la Coppa Italia, il 2-0 contro il Catania, doppietta di Madonia tra l'altro, hanno pareggiato pure anche contro il Matera. Una squadra, diciamo, che ha pari punti con noi, però che hanno un buon attacco. Pozzebon, 7 gol ha fatto ed è un Messina, punto molto, di distacco molto bravo. Sì. da Negro, diciamo Torromino, appunto. Come diceva anche Mauro poco fa riguardo ai derby, cioè determinati giocatori che lo scorso anno, anche qualche anno fa, giocavano in Serie A. E domenica però l'unico risultato che conta ovviamente per noi è la vittoria, perché un pari sarebbe di sconfitta in un certo senso, perché comunque ci sono molti scontri diretti salvezza, e quindi una vittoria potrebbe farti balzare in classifica e comunque andare a affrontare poi la successiva gara con maggiore serenità. Poi due trasferte consecutive, Paganese e Casertana. Due squadre che comunque lottano quest'anno per la salvezza. Anche la Casertana quest'anno ha ridimensionato il budget e lotta anche per la salvezza. Sentiamo il tifoso Nino Volpe. Allora. Bisogna partire dalla prima mezz'ora di Siracusa. Ah, questo mi piace. È ovvio, bisogna assolutamente, e poi sono sicuro di una cosa. Io sono convinto che le tue parole le ha dette anche il mister nello spogliatoio in questi giorni alla squadra. Sono convinto di questo. Mi fa piacere. Ripartiamo dalla prima mezz'ora a Siracusa, dove l'Agragas è stata, vi l'assicuro, presente stellare, e i tifosi del Siracusa a inveire contro Sottil e a chiedere al presidente di cacciarlo via. Cosa è successo? Ci sono stati tanti mugugni in tribuna dove eravamo misti. E questi tifosi. Però devo sottolineare che la curva siracusana non ha mai cessato, nemmeno sullo 0-3. Noi ci crediamo, urlavano. E nemmeno sullo 0-3, secondo me. Poi vorrei dire una cosa che sicuramente ci siamo passati tutti.
con gli schiaffi si cresce, con le cadute, con gli schiaffi, perché se dovesse capitare nuovamente di trovarci in una partita in vantaggio 2-0 alla mezz'ora, facciamo tesoro di quello che è successo. Sbagliare umano, perseverare è diabolico, dico bene? Sì, non sì, penso ma, che ma dico, possa fa parte del ripetersi una situazione del genere in casa biancazzurra, anche perché il mister ha strigliato a dovere la squadra in settimana. Giovanni Costanza, che sarà presente domenica, me l'hai promesso, voglio il tuo saluto domenica durante sì, Acragas Messina, porta anche un amico grottese sì, all'Estaneto, c'è anche l'iniziativa simpatica, porta un amico gratis allo stadio, al prezzo di 5 euro entrano due persone bella, della provincia. È una bella iniziativa. Io ho analizzato gli interventi dei sì. vari colleghi e ritorno sempre al discorso di vedere lo stadio dell'Acragas pieno di tifosi, cioè io quando metto piede nella tribuna dell'Acragas potete pensare che la mia fantasia mi porta come se io mi trovasse allo stadio di Palermo di San Siro, non vorrei vedere mai più la tribuna sempre piena di tifosi con i soliti appassionati di calcio e vedere da lontano proprio lo stadio vuoto di telespettatori. Perché, credetemi, per far sì che una società affronti un campionato di Serie C, la cornice del pubblico non potete capire come galvanizza qualsiasi calciatore che mette piede in questo stadio. Sono convinto che domenica i tifosi risponderanno io, alla grande. Io direi una cosa, per avvicinare per la società, la il pubblico, i tifosi, alla squadra, all'Acragas, non potrei fare almeno di non avere nel pubblico in tribuna i vari Vullo, i vari Brugnera, i vari Colucci, Sorce, Catalano, Di Fatta, Patti e perché no anche qualche dirigente come Scozzari. Perché credetemi, quando la squadra va male, sempre si chiede ma chi era a capezzare della squadra? E queste che hanno calcato stadi di Serie A, non potete capire quanto dispiacere hanno quando la squadra va male. E poi si cerca di correre proprio ai ripari, ma queste persone sono sempre vicino con il cuore alla squadra e la loro presenza trascina altri tifosi a seguire e a partecipare. Bene. A far tifo per l'Acragas. E poi una cosa importante, sollecitare i selezionatori di squadre di Serie A, come ad esempio suo fratello, che mi pare... Lillo Capraro. Lillo Capraro che seleziona mi pare per la Juventus. Quindi ogni occasione quando c'è un derby, per esempio con il Catania, con il Messina, portare qualche dirigente di squadra di Serie A e far vedere la squadra dell'Acragas è sempre un segnale positivo, perché attraverso queste collaborazioni vengono fuori le attenzioni di gente molto più qualificata che fa calcio a livelli professionistici. Conosciamo adesso le quote della partita Acragas-Messina, ci colleghiamo con Davide Micire, Gold Bet in via Seneto. Vai Davide. Amici sportivi di Osservatorio Acragas, ben ritrovati con il nostro appuntamento sulle quote bianco-azzurre. Parliamo subito della prossima gara dell'Acragas che ospiterà il Messina nella gara valida per la 14ª giornata del campionato di Lega Pro. Le quote pendono leggermente in favore dei bianco-azzurri. Un successo dell'Acragas è pagato a 2,10, un pareggio a 3,10, mentre una vittoria del Messina a 3,40. Per quanto riguarda il numero dei gol, per i bookmakers non sarà una gara con tanti gol, infatti un numero pari a 3 o superiore è pagato a 2,15 mentre meno di 3 gol a 1,60. Passando ai risultati esatti, sempre per quanto riguarda appunto i quotisti, non sarà una gara con tanti gol, lo dicono anche le quote appunto dei risultati. L'1-0 dell'Acragas è pagato 6 volte la posta, l'1-1 a 5,70 mentre il 2-1 8 volte la posta. Per quanto riguarda la nostra rubrica, quella dove ipotizziamo una possibile schedina vincente, questa settimana abbiamo scelto la X del big match di Juve Stabia Lecce, la vittoria in trasferta del Materia, la vittoria in trasferta del Catania, mentre in Casertana Siracusa abbiamo scelto i padroni di casa. Ciao Davide, un saluto a tutti gli amici studio. Grazie, grazie Davide Micichè. Allora Maurizio Capraro, leggermente favorita l'Acragas per i bookmakers.
Sì, vabbè, i numeri. 2,70 la vittoria. I numeri favoriscono sempre. Sembra un più le percentuali di chi gioca in casa, quindi non è quello. Io vorrei che sia favorita sul campo la Grazia Davide, perché poi le statistiche lasciano il tempo che trovano. Ripetiamo, è una partita molto, molto equilibrata. Sono d'accordo con chi diceva che non sarà una partita ricca di gol. Secondo me ci saranno pure pochi gol e quei pochi episodi decideranno questo match, perché nonostante noi abbiamo preso tantissimi gol, io credo che l'Agragas abbia una buona difesa. Mi smentisco nei numeri, però io sono convinto che abbiamo una buona difesa con gente anche esperta come Thiago, come Marino e come il nostro portiere. Quindi purtroppo sono quelle partite dove poi tu, ripeto, l'Agragas quando va sotto, credo i numeri, forse De Caro è più bravo di me in questo, non abbiamo mai recuperato una partita dove siamo andati sotto. Quindi quello è segno anche di un lavoro psicologico dove il mister sarà bravo a lavorare su questo. Però dico, numeri, statistiche, non ci sono mezzi che tengono. Domenica dobbiamo assolutamente vincere e portare i nostri 3 punti e ridare un po' di entusiasmo a questa gente che ne ha bisogno. Da chi ti aspetti una grande partita, Maurizio? La gara dei tanti ex in casa Agragas, vi sono tantissimi. Parli ex Messina delle... in generale? Ma io dell'Agragas mi aspetto una grande prestazione un po' da tutti, soprattutto da Gomez, che secondo me è un giocatore molto chiacchierato da alcune settimane, perché Agrigento è pure una piazza, Davide, non è che ci nascondiamo, che contesta tanto. Voi parlavate di Siracusa, ma forse snobbiamo che Agrigento, gli agrigentini siamo molto strani, quindi sappiamo contestare pure tantissimo. Questa è una squadra molto giovane, una squadra di ragazzi che deve crescere. Io sono convinto che Gomez anche domenica farà una grandissima partita e mi auguro con il cuore, te lo dico, di farmi inneggiare il tuo nome, così speriamo bene. Paolo Vella, allora ci sono tante iniziative in cantiere per portare tanta gente domenica all'Esseneto, ce ne vuoi parlare? Sì, noi in poche ore come store, ci tengo a sottolinearlo. Sì, certo. Abbiamo avviato 2 promozioni che sono andate già in cantiere. La terza credo che andrà pure in cantiere a brevissimo, anche prima per la gara di Agragas Messina. Abbiamo coinvolto, posso parlare delle iniziative, giusto? Assolutamente sì. Abbiamo coinvolto Pizza Stadio, sì. Dove con una pizza... Salutiamo i fratelli Trupia affettuosamente. Vi saluto e li ringrazio per la fiducia, perché non è facile oggi... che con una telefonata e fare delle richieste la gente mi sta dando fiducia. Questo voglio ringraziare chi lo sta facendo. Da Pizza Stadio chi acquista una pizza e una Coca-Cola avrà il biglietto per entrare gratis allo stadio. Bene. Quindi gente che proprio cerca tutte le scuse e non ce le ha. Dico, allo stadio si può entrare anche gratis e pure sazi. Lo slogan ci sta. Cinema Lupo, salutiamo Massimo Lupo, il mio carissimo amico Massimo, io stimo tantissimo, ha aderito pure a questa iniziativa, quindi andando al cinema ci sarà pure il biglietto per entrare gratis allo stadio. Compri il biglietto del cinema e compri il biglietto gratis. Ha facoltà di regalarlo, ha facoltà di fare una promozione. Io gli esercenti li sto lasciando liberi, dando quel pacchetto biglietti e farne ciò che vogliono. A me interessa che se noi mettiamo in palio 100, 150, 200, spero pure 1000 tra le prossime partite, biglietti, tra virgolette omaggio, perché dietro c'è tutta una struttura, ma dico che non interessa il tifoso o il cliente finale, perché il cliente finale si piglia il biglietto ed entra gratis allo stadio. Poi che lo paghi lo store, che lo paghi Massimo Lupo, che lo paghi Pizza Stadio, quello dico interessa poco. Sono strategie che abbiamo studiato con la dirigenza. Quindi questi 2 esercenti già partecipano, quindi Cinema Lupo. Bene. E Pizza Stadio. Ne avremo sicuramente tra domani e dopodomani. È già attiva la promozione? La promozione è già attiva da domani, cioè non andate adesso perché giovedì, dobbiamo avere perché il tempo. Registriamo il mercoledì, da giovedì. Dobbiamo avere il tempo di stampare i ticket e di ritirare direttamente al botteghino. Il Bene. Biglietto, quindi Pizza Stadio darà il ticket. Così come Cinema Lupo. Così come Cinema Lupo, che verrà cambiato direttamente domenica dalle 11:30 in poi al nei 2 botteghini dell'Esseneto. In tutte e 2 botteghini ci sarà un settore dedicato per questi biglietti omaggio.
Chiarissimo, perfetto. L'obiettivo è quello di portare più gente possibile all'Estreto, perché l'Akragas, Paolo, ha bisogno domenica del sostegno dei tifosi per vincere questa partita. Purtroppo bisogna stare vicini. Deve essere domenica il pubblico, perché è una partita molto molto importante. Va bene così, Paolo. Ok, parliamo adesso con Cristian Schembri e poi gli altri colleghi giornalisti di questa partita, come detto, molto importante per l'Akragas. La vittoria deve essere fondamentale, il primo risultato da ottenere. Assolutamente sì. Come si diceva, ovviamente, comunque una mano d'aiuto deve provenire dal pubblico. Le iniziative da parte della società, dello store, che sono meritorie, vanno in questa direzione. Quindi uno sprono, un auspicio appunto affinché gli agrigentini possano venire allo stadio per sostenere l'Akragas. Akragas che, come dicevamo prima, ha fame di fare risultato, non può appunto scendere in campo senza questa consapevolezza. Quindi i giocatori penso che lo sappiano bene, mister Di Napoli penso che ha lavorato tanto su questo, e penso che abbia lavorato anche tanto su un aspetto, che è quello di far acquisire esperienza ai ragazzi, partendo anche da quel frame che prima diceva Nino Spoto, cioè quando parlava di quell'episodio di Cocisse con Baiocco. Se non erro, anche mister Di Napoli lo ha sottolineato questo in conferenza stampa dicendo appunto che da Baiocco bisogna prendere esempio, e penso che su questo appunto lui stia lavorando tanto, cioè far acquisire ai ragazzi una grande esperienza, proprio perché è quello che manca ad oggi all'Akragas. Ti va di fare un pronostico? Beh, per scaramanzia non vorrei parlare, però penso e spero che l'Akragas forse possa vincere 1-0. Ce l'auguriamo di cuore. Gaetano Di Caro, la gara dei tanti ex, soprattutto in casa Akragas, tanti ex Messina, a partire dal tecnico di Napoli. Ma di Napoli, Zanini, Russo, ricordiamo Cocuzza, anche Cocuzza, tanti giocatori importanti. Madonia dall'altra parte. Sarà una gara molto, ma molto equilibrata, due squadre che si trovano a pari punti di classifica, e che forse, appunto, come ho detto poc'anzi, magari un pari a loro potrebbe andare bene, a noi magari no. Sarà una gara molto 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 combattuta, però ciò che conta per noi è la vittoria. Ti va di fare un pronostico? Ma l'ultima volta abbiamo fatto pronostico è finita in pareggio. Appunto, quindi va bene. Meglio vediamo. Microfono a Mauro Indelicato. Mauro, le ultime tue considerazioni sulla partita di domenica. Allora, di quei famosi 40 minuti di Siracusa parto anche da un altro dato, cioè sì, è la prima volta che segnano due attaccanti, mentre che si fanno anche due gol fuori casa. Quindi questo è importante, perché l'attacco è stato anche a volte giustamente criticato, sì, però sembra dare segnali importanti. Gomez comunque, nonostante tutto, è a quattro gol già nel bottino, quindi non si parte da zero. Quindi secondo me l'attacco, crescendo, può fare la differenza tanto nel derby quanto in futuro. E domenica mi aspetto molto da Cocis, perché sta crescendo, è uno che può spezzare la partita, perché è argentino, è un classico centravanti argentino che, come dire, disorienta un po' anche le difese. Si è visto domenica, a proposito dell'episodio del mancato 3-0, lì Cocis ha fatto tutto quello che doveva fare, è stato bravo Baiocco, a disturbarlo. È stato un episodio, però Cocis si è involato da solo, quindi secondo me, se acquisisce fiducia e minuti sia domenica che nel proseguo della partita con Gomez, possono fare la differenza. Quindi, visto che nessuno ha fatto pronostici, non li faccio nemmeno Va bene, non voglio rischiare linciaggi da domenica, quindi diciamo che mi aspetto, diciamo, di più dall'attacco. Poi, per chiudere, volevo, tornando al discorso dello store, volevo diciamo, all'inizio della puntata vedevo le immagini del 2013, sì, sono quasi un po' emozionato, quindi, perché grazie a quello store
in via Calligrati, dell'Agragas è tornata ad Agrigento, sostanzialmente nella quotidianità degli agrigentini, perché si era in eccellenza, si calcavano campi in terra battuta, quindi far avvicinare la squadra, i giocatori alla città ha contribuito al successo del marchio Agragas in quegli anni e ha contribuito al salto di categoria dell'Agragas. Quindi mi fa piacere il ritorno di Paolo, quindi avanti così, insomma. Nino Volpe, a te il microfono. Allora, non ci sono scuse, tante iniziative vi portano gratis allo stadio. Non ci sono scuse. Tutti allo stadio, domenica a sostenere tutti, tutti allo gigante. Stadio. Io dico andate allo stadio, anche per fischiare, ma andate. E poi magari speriamo di gioire domenica. E poi magari vi e di elogiare i nostri piccoli campioni. E poi, Nino, allora, le tue considerazioni finali, ultimi minuti di trasmissione. Ma io confido pure in una conferma dei due attaccanti, Gomez, soprattutto di Cocis, che questo baricentro basso, questa rapidità di movimenti, non voglio fare accostamenti con personaggi altissimi del Gotha. Si ispira a Messi comunque. Ecco, del Gotha calcistico, lo stai dicendo tu. Però veramente c'è anche quella furbizia. Non so se ricordate, quando lui è scattato in occasione della mancata terza segnatura, ha girato dalla propria metà campo eludendo il fuorigioco e tutti gli avversari che quasi erano impacciati, a parte che il secondo gol ha strappato la palla dai piedi del loro lì è stato un infortunio, Nino, consentimi di dire pure che comunque è un grandissimo talento Cocis, però se lì usa un po' più di esperienza becca il rigore e l'espulsione di Baiocco. Ma non lo so, io credo che un giovane non abbia dentro infatti, esperienza, e che se poi vogliamo è una cosa scorretta. Lui scorretta, credeva di farcela. Chiamasi esperienza. Io ero proprio lì davanti, sì, ero proprio in linea con questa. E quando Baiocco lo ha toccato, lui si è leggermente girato. Voleva segnare a tutti i costi, voleva entrare nella storia. E ha perduto quella frazione. Voglio anche credere che chi per ora ha fatto un passo indietro, perché capita durante l'anno che si è un pochino fuori forma, che magari ci si è spremuti un po' troppo, riacquistino quelle forze che avevano ad inizio di campionato. Un Zanini più, come si dice, più vicino alla al porta. Tiro, alla sì. porta. Domenica segna, Nino, dai. Dai, sì. Dai. Gol dell'ex. Dai. Chiudiamo, sì, infatti. Chiudiamo con Giovanni Costanza e poi io per rimanere finale. Ancorato a questa brevemente, atmosfera. Giovanni, siamo già fuori tempo massimo. Questa atmosfera di entusiasmo che c'è. E con il ritorno di Maurizio Capraro, io sono un amico intimo di un calciatore del Milan. Vediamo se io riesco a... Via, ci sveli il nome? Via telefono. Chi è questa persona? Via telefono. No, non lo svela, credo. Via telefono, a metterti in diretta nei momenti in cui ci sono i preparativi della partita, per incoraggiare attraverso il cellulare il pubblico agrigentino da un calciatore del Milan. Vediamo la sua... Ma un calciatore attuale? Attuale io non sono amante di Amarcordi, no, parliamo in attività. Io spero di riuscirci per farti mettere in contatto via telefono e dare un augurio, una buona prospettiva di vittoria all'Agragas. Questo è un bellissimo regalo che io faccio alla tifoseria agrigentina. Spero di riuscirci e che il calciatore del Milan non abbia altri impegni, non essere presente proprio negli spogliatoi, va bene? Va bene. Chiudiamo con il gioco Agragas. Allora, chi indovina il risultato esatto della partita Agragas-Messina vince il gagliardetto favoloso dell'Agragas. A breve maggiori informazioni sulla mia pagina Facebook. Vale anche per noi che siamo in studio questo? Assolutamente sì. Vince l'Agragas 1-0. Ok, adesso lo scrivo sulla mia pagina Facebook. Va bene. Gagliardetto. Veramente, sarebbe, te lo consiglio lunedì pomeriggio. Allora, siamo giunti al termine. Io saluto e ringrazio gli ospiti. Grazie a Maurizio Capraro, ci vediamo domenica. Ciao Davide, grazie a te. Un saluto ancora a tutti gli sportivi e forza Agragas. Grazie alla società che siamo tornati, però da domenica dobbiamo ripartire più forti di prima. Grazie e buon lavoro a Paolo Vella, responsabile store dell'Agragas. Grazie a tutti voi, grazie per i consensi. Il mio obiettivo, lo ribadisco, voglio vedere quella curva
Vediamo se riusciamo a inquadrarla. Ci impegneremo, Lombardo riesce a prendere, ci impegneremo tantissimo, perché la scenografia che tra detto, l'altro ha realizzato anche Tipografia sì, Maire insieme sì, all'Omina sì, Congress di chi Ugo ha detto Falzone. Che Agrigento non risponde, io lo smentisco, perché lo Storri è cresciuta e dall'eccellenza ha portato l'Agragas in Serie C, l'ha seguito e in quello stadio abbiamo portato 8.000 persone. Agragas a Savoia, se non ricordo. Questo chi ha detto che Agrigento non risponde lo deve sapere. Allo stadio Esteneto il lavoro dello Storri è il lavoro di un'equipe dove c'era Capraro, dove c'erano tantissime persone. Siamo riusciti a portare con il Savoia 8.000 persone allo stadio. Questo non voglio che lo dimentichi nessuno. Una Volpe vuole sapere quando arriveranno le nuove sciarpe dell'Agragas, quando saranno pronte. Domani le nuove sciarpe saranno già hai visto quante iniziative che ci sono in cantiere. E anche i cuscini per gli anziani, ecco. Sì, 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 chiudiamo sì, con il sorriso questa puntata. Grazie al collega Schembri di scrivolibro.it, direttore di scrivolibro.it. Vediamo domenica allo stadio. E forza Agragas. E forza Agragas. Gaetano Di Caro per forza Agragas, anche tu sarai presente domenica all'Esseneto. Sempre. Grazie per la tua disponibilità. Grazie a te dell'invito, Davide. E grazie al direttore di Info Agrigento, collabora con Gol Sicilia, sì. Mauro Indelicato. Grazie. Ci a te, vediamo Davide. Domenica. A domenica, a domenica. I super tifosi, Nino Volpe, grazie di cuore per la tua presenza. Ci vediamo mercoledì grazie prossimo. Grazie, lo dico io. Grazie, lo dico. Grazie sempre alla tua disponibilità e grazie anche a Giovanni Costanza. Inviterei le istituzioni locali della città ad essere presenti in tribuna. Che nessuno sia assente. Li ha già invitati Paolo. Grazie. Ti ha preceduto. Grazie. E auguri all'Agragas, forza Agragas. Forza, forza, forza sempre Agragas. Allora, grazie a tutti per l'attenzione. Appuntamento a mercoledì prossimo, domenica Agragas Messina. Non bisogna mancare per sospingere la squadra bianco-azzurra alla vittoria. Agragas Messina, domenica alle 6:00, ore 14:30. Non mancate. Grazie a tutti, arrivederci.